Benvenuti ragazzi e ben ritrovati qua sul mio canale. Oggi siamo qui per parlare del 14° episodio di Attack of Titans, dove vediamo i nostri amici attaccati da due fronti. Nella parte più interna troviamo Reiner e all'esterno delle mura il gigante scimmia insieme a tutti gli altri giganti. Ad un certo punto vediamo il gigante corazzato iniziare a correre verso le mura e a scalarle, utilizzando una tecnica di allungamento ed indurimento delle unghie di mani e piedi per potersi aggrappare meglio al muro. E contemporaneamente vediamo il gigante scimmia dare l'ordine ai giganti più piccoli di attaccare. Erwin, così, vista la situazione, decide di dividere i suoi uomini. Una parte avrebbe dovuto proteggere i cavalli, mentre l'altra parte avrebbe dovuto attaccare il gigante corazzato. Reiner, intanto arrivato in cima, si rende conto che Eren si trova ai piedi delle mura, trasformato in gigante, che sta fuggendo, e decide così di inseguirlo. Da questo momento in poi ci sarà il monologo interiore di Erwin, dove racconta tutto quello che ha fatto per arrivare a quel punto, raccontando di tutte le persone che sono morte, di tutti i sacrifici che ha fatto per arrivare fino a lì, ma vabbè. Finiti adesso tutti i sensi di colpa di Erwin, si torna allo scontro. Infatti, Reiner e Eren iniziano a darsene di santa ragione. E qui, infatti, possiamo vedere un Eren veramente più forte, perché riesce a utilizzare anche in maniera più mirata la capacità di indurimento, creando vere e proprie protezioni per la mano nel momento in cui colpisce, riuscendo a mettere il gigante veramente in difficoltà. Ad un certo punto arrivano anche i suoi compagni a dargli una mano, tirando fuori le nuove armi di cui parlava Armin, grazie alla quale riuscirono a perforare la corazza ed arrivare fino a Reiner. Allora ragazzi, cosa dire di questo episodio? Sicuramente molto bello e, vabbè, devo ammetterlo, mi ha lasciato un hype addosso perché l'esplosione c'è stata, Reiner è stato colpito, ma è stato sconfitto o no? Secondo me no, perché sarebbe una cosa troppo easy, troppo scontata. Cioè, serve tipo il colpo di scena che Reiner ha fatto una protezione interna e del tipo è riuscito a salvarsi in corner. Questa cosa fondamentalmente ci potrebbe stare perché non è una cosa che non si è mai vista. In una marea di anime abbiamo visto il nemico salvarsi in corner, ma vabbè, vedremo domenica. Un'altra considerazione che volevo fare riguarda il gigante messo a quattro zampe che tiene sulla schiena un carico. E qui, come l'altra volta, la domanda sorge spontanea: che porta? Secondo me quelle casse potrebbero essere piene anche di esplosivi e che quindi possa farsi saltare per aria in un momento X dei prossimi episodi, nel caso vogliono tentare di uccidere qualcuno di specifico della squadra, ma vabbè, vedremo. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate. Vi ricordo come sempre che sempre qua sotto in descrizione ci stanno tutti i miei social per seguirmi ovunque. Quindi ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo quando me va con un prossimo video. Ciao a tutti!